Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi andiamo a confermare l'aggiornamento settimanale che vi ho portato ieri sera, ragazzi, per chi se l'è perso, e vediamo se hanno cambiato o aggiunto qualcosa. Quindi, come potete vedere, abbiamo la vecchia Jester, ragazzi. Chi non l'ha mai comprata, è il momento di vincerla. Per vincerla, glitch della ruota della fortuna, ragazzi. Vincete sempre ciò che volete. Semplicemente quittare prima che vi dà l'obiettivo sbloccato. A questo punto ce ne andiamo subito da LS Autoraduno, ragazzi, dove troviamo come veicolo del podio la Ardent. Raga, per vincere questa macchina bisogna arrivare tra i primi 3 nella categoria clandestine, che sono anche con gli RP doppi. Come vi avevo detto ieri, confermo i 3 veicoli che ci sono sul test track, ragazzi. Dopodiché passerei alle attività con gli RP doppi e tripli, regà. Ma prima ho esclusiva next gen la Devastate. Questo veicolo, raga, è devastante. Modificato di AO, è allucinante. Quindi andiamo a vedere, ci sono le stesse attività della settimana scorsa, non è cambiato una virgola. Abbiamo le solite gare e ci sono anche sempre quelle dell'F1, raga. Quelle gare sono illegali, perché se imparate a usare quelle macchine, le lobby piene, raga, fan sì che i primi guadagnano dai 10 ai 26.000 RP. Io veramente la settimana scorsa sono salito di livello con questo account, raga, che è già alto, rango 1035, sono arrivato al 1040 nel giro di pochi giorni. Poi abbiamo lo sconto sulle modifiche dell'Avenger, soprattutto sui missili. Non lo modificate dal sito, dovrete andare direttamente sopra il vostro Avenger all'interno dell'hangar e potrete modificarlo. Adesso passiamo da Simeon, dove troviamo, ragazzi, le macchine vecchie del DLC dell'agenzia. Questo veicolo, raga, la Pisterf Glower, come vedete ha la livrea segreta, quindi se andrete a comprare questo veicolo lo comprerete con la livrea segreta. Molto carino anche questo, ragazzi, vecchio ma carino. E poi PR4 e BR8. Raga, vi spiego una cosa, veloce veloce. La PR4 è fatta per le gare, molte curve, pochi rettilinei. La BR8 più rettilinei e meno curve, perché va più forte la BR8 ma gira meno, e la PR4 gira di più ma va più piano. Adesso vi faccio vedere, raga, che c'è lo sconto anche sull'appartamento, sul nuovo garage, scusate, quello da 50 posti. Io ne approfitterei, se non l'avete comprato, compratelo. Qui invece, ragazzi, come vi ho detto ieri, troviamo la Neo, un ottimo veicolo, va veramente bene. E poi abbiamo la Mostro, ragazzi. Questo veicolo fa parte del nuovo DLC, va veramente bene, quando lo modificate pure di AO è una bomba atomica, veramente un gran veicolo, ragazzi. Confermiamo che non è uscito niente di nuovo, nessun veicolo assurdo da provare, né su Legendari e né su San Andreas, raga. Ma su San Andreas abbiamo il Mitsubishi, il Mostro City, scontato. Quindi se non l'avete preso, vi consiglio di prenderlo. E niente, ragazzi, per oggi è tutto. L'aggiornamento praticamente è stato così come l'ho aggiornato ieri, così avete visto anche bene cosa c'era. Lasciate un like, lasciate un commento, supportate il canale e alla prossima. Bella regà, sbada bam.